Grazie al Sindaco, grazie al Presidente per la sua presenza. Si potrebbe dire oggi è una giornata storica per tanto, però sarebbe un parolone forse eccessivo. Ma oggi è sicuramente invece una giornata che il sistema istituzionale, che non è soltanto la Regione, perché è giusto dire che insieme al lavoro della Regione ci sono il lavoro importante dei sindaci, della provincia, lo stimolo importante del ruolo delle associazioni che sul territorio quotidianamente stimolano la politica a mettersi in un certo cammino. E quindi oggi è una giornata importante perché non stiamo annunciando qualcosa che è nelle intenzioni del governo regionale, del presidente, dell'assessore allo sviluppo economico, di qualche altro rappresentante del governo regionale. Oggi noi abbiamo presentato, chiaramente in maniera molto schematica e molto veloce, il progetto per il rifacimento completo della stazione aeroportuale di Cortina. Cioè oggi annunciamo che la Regione Puglia, agli iniziali 2 milioni di euro, a cui va dato il merito per il grande lavoro fatto dal mio predecessore, il collega Michele Mazzarano, che saluto e che ringrazio per la presenza, la Regione ha investito ulteriormente altre risorse, altre 5 milioni di euro, e non che lo dice l'assessore allo sviluppo economico o il Presidente della Regione Puglia, i tecnici degli aeroporti di Puglia dicono che in tempi celeri, veloci, si arriverà all'apertura dei cantieri e all'avvio dei lavori di quello di cui oggi noi stiamo parlando e abbiamo presentato. Questo penso che sia la notizia. Oggi, 2 agosto, c'è questa notizia importante. Anzi, oggi è 3 agosto, scusate. Oggi, 3 agosto, c'è questa notizia importante per Taranto. Ovviamente non dico quello che, anche grazie all'impegno della Regione Puglia, nelle ultime settimane abbiamo portato a compimento, frutto di un lavoro di tanti anni sulla questione del porto, il piano regolatore del porto, l'Università Taranto, la ZES, insomma cose importanti in cui, devo dire, a partire dalla ZES c'è anche un rapporto di leale collaborazione istituzionale con il governo centrale, e bisogna riconoscerlo, così come sui giochi del Mediterraneo, al di là dell'intuizione importantissima dell'accoppiata Presidente della Regione e Sindaco di Taranto, o Sindaco di Taranto e Presidente della Regione, come la vogliamo mettere, c'è stato il sostegno importante da parte del Governo centrale, che sulla questione dei giochi del Mediterraneo ha investito sulla città di Taranto, e noi di questo siamo contenti. Oggi, come diceva il Sindaco Rinaldo Melucci, io non sprecherei l'occasione di questa giornata per le polemiche, anche perché, ammesso e concesso che ci saranno le come dire, preventivate polemiche, chi sta da questa parte deve avere la capacità non di alzare la voce ancora in maniera più elevata, più alta, e di rispondere a quelle accuse. Chi fa politica, chi sta nelle istituzioni, chi è classe dirigente, deve avere la capacità di proporre una strategia, di portare atti amministrativi, atti del governo per la realizzazione di quello che dobbiamo mettere in campo. E noi oggi lo stiamo facendo. Quindi la notizia è questa. A questa notizia però si arriva con il coinvolgimento di tutti, si arriva con il piano strategico fatto per Taranto e voluto fortemente dal consigliere Gianni Liviano, ci arriva con le sollecitazioni che in tempi non sospetti ad inizio della legislatura il consigliere Peppe Turco, che ringrazio per la presenza, ha fatto in maniera pubblica, spendendosi per l'aeroporto di Grottaglie quando non era neanche oggetto di quella mozione votata da tutti i consiglieri regionali. Si è fatto con le sollecitazioni che sono venute dalla provincia di Taranto, dai sindaci, dal sindaco di Grottaglie, dal sindaco di Taranto, dal sindaco di Montegliasi, a cui poi cederò il microfono per il suo saluto e per il suo intervento. Lo facciamo, lo dicevo, insieme alle sollecitazioni importanti che ci sono venute dalle associazioni, e noi con le associazioni vogliamo costruire questo percorso. Anche perché, vi racconto una nota mia personale, consentitemela, se io mi sono speso e continuo a spendermi su questa battaglia, il Presidente Vigliano sa quante volte noi insieme ad Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia e insieme a tutti gli altri rappresentanti, quante volte abbiamo lavorato insieme per accelerare questi tempi, perché è una, diciamo,
è un obiettivo prioritario dell'azione di governo della Regione Puglia. Se arriviamo a questa evidenza, ci arriviamo grazie, io personalmente, alle sollecitazioni che tanti amici delle associazioni del Pro Aeroporto di Grottaglie hanno messo in campo in questi anni e che hanno convinto anche un consigliere come me, che fino a tre anni e mezzo fa, era scettico rispetto a questa opportunità. Lo dico in maniera molto chiara e molto trasparente, senza aver paura di quello che sto dicendo. Ovviamente adesso la sfida è quello di riempire di contenuti questo progetto, perché questo progetto non è soltanto i voli di linea passeggeri civili, che ci saranno e c'è, ma è anche intermodalità per quanto riguarda la questione del porto, che non tocca a me dire, perché le note giornalistiche di questi giorni sono piene per dire quello, per raccontare quello che è avvenuto. È l'esperimento importantissimo dello spazio porto, di cui Grottaglie diventa elemento centrale. Vedete, nella promozione della Fiera Internazionale dell'Aerospazio che dobbiamo realizzare nei primi mesi del prossimo anno, quando gli stakeholders o quando i rappresentanti aeroporti di Puglia, di ENAC, del distretto aerospaziale soprattutto, di Puglia Sviluppo, parlano con gli operatori internazionali al solo nome di Grottaglie, immediatamente c'è un'attenzione straordinaria rispetto alle potenzialità che ha questo aeroporto, che diventa centrale nella Regione Puglia, mi permetto di dire, anche per lo sviluppo economico, oltre che per quanto riguarda i voli di linea, per quanto riguarda il tessuto economico e produttivo dell'intero Mezzogiorno. È tutto questo, Grottaglie, e nessuna possibilità è incompatibile con le altre. Questo lo voglio dire in maniera chiara ed inequivocabile. E quindi questo è quello di cui oggi noi vogliamo parlare. Non sprechiamo questa giornata rispetto alle polemiche che qualcuno ha voluto mettere in campo nei giorni scorsi. Oggi è la giornata in cui la provincia di Taranto, la città di Taranto deve fare sistema, deve fare squadra e si deve stringere attorno alle sue istituzioni, perché l'attenzione per un impianto importante infrastrutturale della nostra provincia c'è tutto quanto e lo vogliamo portare avanti. Io ringrazio inoltre i deputati della Repubblica presenti, ringrazio le autorità militari, oltre che aeroporti di Puglia, i rappresentanti di Confindustria, e questo ci aggrada molto, la loro presenza in una collaborazione che c'è strutturata in questi anni con il governo regionale. Ringrazio i consiglieri comunali di Taranto che sono qui presenti, oltre, ripeto, ai colleghi consiglieri regionali e alle associazioni presenti, ne vedo molte qui presenti, e ovviamente ringrazio anche il sindaco di Monteiasi, oltre a quello di Taranto che è padrone di casa e quindi non ha bisogno assolutamente di ringraziamenti di nulla, il sindaco di Carosino, che abbiamo apprezzato molto la sua presenza in quanto territorio realmente e direttamente interessato, confinante con l'aeroporto di Grottaglie, e chiaramente il sindaco di Monteiasi, che ha avuto un ruolo importante, che noi ringraziamo per la sua presenza, a cui cedo il microfono per il suo saluto. Illustrato il progetto per i lavori di adeguamento strutturale dell'aerostazione dell'Arlotta di Grottaglie, le prospettive dello stesso aeroporto. Oggi noi abbiamo la possibilità finalmente di trasformare la vocazione legittima della provincia di Taranto di avere i voli di linea passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie in un'azione concreta. Finanziamento di 7 milioni di euro messi per l'ammodernamento, anzi oserei dire la trasformazione completa dell'attuale aerostazione, ci mettono nelle condizioni di poter traguardare già tra qualche mese, in maniera abbastanza realistica, l'obiettivo dei voli di linea civili passeggeri. Ma ovviamente l'aeroporto di Grottaglie non è solo questo, è anche spazio porto, il primo in Italia, il più importante del bacino del Mediterraneo, e anche test bed per i droni, e anche un servizio importante per la industria aeronautica e aerospaziale, e quindi significa anche oggettivamente implementazione dell'occupazione, e anche un livello importante per quanto riguarda l'intermodalità con il porto per i voli cargo, quindi Grottaglie che con questo progetto assume ulteriore importanza. E lo ripeto, la notizia odierna è
7 milioni di euro per l'ammodernamento dell'aerostazione di Grottaglie. Non vorrei che tra le polemiche, le comunicazioni legittime delle associazioni si disperdesse la bontà di questo provvedimento.